Oggi sono qui nella mia cucina perché vorrei provare a fare insieme a voi un esperimento. Ma vi racconto tutto dall'inizio. Allora, se avete già guardato l'ultimo video della maestra Laura in cui vi legge il libro della carota gigante, sicuramente vi ricorderete che cosa fanno alla fine della storia i 6 fratelli coniglietti con la loro carotona. Decidono di mangiarsela e hanno avuto proprio un'ottima idea perché le carote sono buone e fanno bene. Però scommetto che nessuno di voi sa come se la sono mangiata, perché le carote si possono mangiare in tanti modi, cotte, crude, oppure dentro al purè, come quello buonissimo che ci cucinano Rita e Paola all'asilo. Io ero troppo curiosa di saperlo, allora ho telefonato ai coniglietti e sapete cosa mi hanno confidato? Che la carota l'hanno messa dentro ad una torta. Ma voi ve lo immaginavate che si potevano mettere le carote dentro le torte? Io no, infatti mi sono fatta dare la ricetta dei coniglietti. Eccola qua. 175 g di carote crude, 195 g di farina 00, 45 g di fecola di patate, 195 g di zucchero semolato, 120 ml di olio di semi, 3 uova, la buccia grattugiata di un limone, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e, per chi vuole, dello zucchero a velo per decorare. Eccoci bambini, allora, che ne dite se prepariamo insieme questa torta speciale? Allora, ecco qui le mie carote che ho già sbucciato e lavato. Adesso le taglio a pezzettini. Aggiungo anche l'olio di semi, e la buccia grattugiata del limone. In realtà i coniglietti mi avrebbero detto di mettere la buccia dell'arancia, però gli ho detto, coniglietti, insomma, non è stagione, dove la trovo un'arancia a mangio? Allora mi hanno detto che va bene lo stesso anche un limone. Ecco. Frullo tutto per bene fino ad ottenere una crema liscia senza grumi. Ecco fatto, bambina. La nostra crema è pronta. Adesso la travaso in un recipiente. Mescoliamo per bene. Ecco qua bambini, la crema è pronta. Adesso prendo la farina in un altro recipiente. Aggiungo la fecola, lo zucchero, la bustina di lievito un pizzico di sale e mescolo ancora per bene. Aggiungo la crema di carote alla farina. E
ne esco dal composto. Qua bambini, il pasto è pronto, adesso non mi resta che imburrare e infarinare la teglia e cuocere il dolce in forno a 175 gradi per 35-40 minuti. Per verificare la cottura del dolce non dimenticatevi di fare la prova a stecchino. Ecco bambini, sono pronta per infornare la torta. Passati quasi 45 minuti, un pochino in più di tempo rispetto a quello che vi avevo detto prima, però mi sembra che il dolce potrebbe essere pronto. Facciamo subito la prova a stecchino. Sì, stecchino dice che la torta è pronta. Quindi adesso possiamo aggiornarla. Molto profumata e molto arancione. Adesso non ci resta che aspettare che si raffreddi per toglierla dallo stampo e poi decorarla come ci piace, con un po' di zucchero a velo, un qualche pezzettino di carota sopra. Potrebbe essere un'idea originale. Io ho fatto così. Non vedo l'ora di assaggiarla. Adesso cosa ne dite di provare a prepararla anche voi, insieme a mamma e papà? Poi fatemi sapere com'è venuta, mi raccomando. Ciao! Ah, e non mangiatene troppa, altrimenti... Oh oh!